Bentrovati per il nostro appuntamento in cui parliamo di ambiente e cambiamenti climatici con il biologo e ricercatore Samuele Venturini. Buonasera Samuele. Buonasera a tutti. Grazie per essere qui con noi. Visti i recenti nubifragi che hanno colpito la Toscana ed altre regioni d'Italia, cerchiamo di capire che cosa sta accadendo. Quindi come si forma un nubifragio e che caratteristiche ha? Un nubifragio è un evento atmosferico estremo. Si forma prevalentemente da un cumulonimbo, ossia una nube a sviluppo verticale molto grossa, molto forte, appunto come intensità, e spesso è associata anche a grandinate e tornado. Si tratta comunque di perturbazioni temporalesche. Ma cosa succede nello specifico? Le correnti ascensionali calde trasportano le goccioline di acqua che tendono a cadere al centro della nube. Queste goccioline incontrano a propria volta altre goccioline e si aggregano per coalescenza. Le gocce così formate sono di dimensioni sempre maggiori e la corrente ascensionale calda non riesce più a sostenerle, cosicché a un certo momento tutta l'acqua presente in quel tratto di nube precipita al suolo. Da qui il termine nubifragio, da nube appunto, e fragio ossia frangere, cioè rompere, come una nube che si rompe al suolo. In inglese cloudburst. Ecco, a questo proposito viene da chiedersi quali sono le zone più colpite e poi questo fenomeno è recente, si sta amplificando o accadeva anche in passato con la stessa intensità? I nubifragi accadono in parecchie zone, soprattutto nelle zone di montagna. Questo perché i pendii orografici favoriscono la risalita delle correnti ascensionali. E per quanto riguarda la frequenza, non possiamo dire nulla a livello statistico, perché è da pochi decenni che noi raccogliamo dati in maniera così, puntuale. Però dalle cronache del tempo e dalle ricerche scientifiche a livello paleoclimatico, ebbene possiamo sapere che questi eventi, quindi i nubifragi, accadono sin dall'epoca romana, dall'epoca dei Greci, ma anche da 1000 anni a questa parte. Addirittura possiamo notare anche delle fluttuazioni climatiche che dipendono proprio, per esempio, dall'indice teleconnettivo North Atlantic Oscillation. Quindi abbiamo fortunatamente dei dati a cui attingere determinate situazioni. Ribadiamo anche una recente alluvione accaduta appunto il 13 agosto, ma del 1935. Questo per dimostrare appunto come in questo periodo tali eventi si manifestassero sì con simile intensità, ma ribadisco nulla possiamo dire per quanto riguarda la frequenza. Perché? Perché comunque nel tempo sono cambiate anche le città, è aumentata la popolazione e la distribuzione, quindi possiamo anche cadere in errore per quanto riguarda un bias, ossia una fallacia logica, ovvero la percezione diversa di questi eventi. Esistono dei modi per prevenire i nubifragi o mitigarli in qualche maniera? Per quanto riguarda la prevenzione, sì, si può fare qualcosa. Sarebbe meglio prevederli. Purtroppo, ahimè, è alquanto ardua la previsione di questi eventi perché sono repentini. La formazione dei nubifragi è veramente veloce, infatti, tipicamente la loro natura è locale, ossia localizzata in un ristretto ambito territoriale di qualche chilometro quadrato e dura poco nel tempo. Si possono diciamo stimare acquazzoni abbondanti, ma non i nubifragi. Viceversa, è possibile mitigare questi impatti? Assolutamente sì, con l'ingegneria ambientale e con quella che viene definita le soluzioni basate sulla natura. Quindi favorire il drenaggio, favorire l'acqua nelle falde, favorire diciamo la piantumazione e la tutela degli equini naturali anche a ridosso delle città. Ringraziamo Samuele per il suo contributo, sempre molto preciso e puntuale. Buona serata allora, Samuele. Grazie a voi, buona serata a tutti. Ed ora uno sguardo alle previsioni del tempo.